Allora, buongiorno, iniziamo subito questo incontro con il professor Luciano Canfora che, come dire, il tempo, mai come oggi forse vale la frase che il tempo è tiranno, perché sostanzialmente abbiamo da parlare di tutto con questi due ultimi libri, non ultimi perché ne ha già pubblicato un altro di cui andiamo a parlare oggi. Fortunatamente possiamo risparmiarci i minuti di presentazione perché appunto Luciano Canfora credo non abbia bisogno di essere presentato, nel senso che a tutti è noto, diciamo, il multiforme ingegno e la vasta, come dire, erudizione con cui lavora da anni nello studio dei classici, e non solo, perché appunto una novità interessante, o quantomeno diciamo un percorso parallelo del suo filone di ricerca principale, che riguarda sostanzialmente il mondo antico, è anche un certo interesse Marx nella ricezione del pensiero antico nel mondo contemporaneo, ed è quindi questa nuova, come dire, questa lunga introduzione, possiamo partire da questo libro, da questa lunga introduzione che ha scritto, appena pubblicata dalla Terza, a questo saggio giovanile di Carlo Marx, di Karl Marx, appunto questo saggio dedicato alla differenza tra la filosofia di Epicuro e la filosofia di Democrito. Appunto è un testo che era noto, la cui importanza in qualche modo sfugge, ma si tratta di un testo interessantissimo e importante da tanti punti di vista, e appunto adesso fortunatamente la Terza l'ha ripubblicato con una sostanziosa introduzione di Luciano Canfora, che in qualche modo permette di inquadrare questo testo. E l'idea è quella di partire appunto da Marx, da questo giovane Marx, un personaggio diciamo abbastanza curioso, giovane Marx, nel senso che appunto nella introduzione emerge, probabilmente lo conoscete già, una persona, come dire, un lettore appassionato, ma anche uno che si sapeva godere la vita e, come dire, per la disperazione del padre, che a un certo punto, come dire, parte con gli studi di diritto, e a un certo punto in queste sue letture abbastanza disordinate si imbatte nella filosofia e inizia a coltivare una passione filosofica di cui a un certo punto dovrà, come dire, rendere ragione al padre, appunto, perché non era proprio, come dire, uno studente modello. Ma non so se vogliamo iniziare a parlare da questo punto, iniziare da qui. Sì, certo. Intanto diciamo che l'università tedesca di quegli anni, quest'uomo nasce nel 1818 e siamo nel 38, novembre del 38, a 20 anni. Hegel è già morto vari anni prima, 7-8 anni prima, di colera, poveretto, però domina la sua figura all'Università di Berlino. All'epoca nell'università tedesca, ma ancora in tempi vicini a noi, era del tutto ovvio che uno studente, soprattutto se dotato di interessi forti, motivato, cambiasse sede, un semestre in una università, un semestre in un'altra università, per ascoltare voci diverse, competenze diverse, stili di insegnamento diversi, no? Noi purtroppo in Italia abbiamo una tendenza molto stanziale, no? Molto, come dire, partenogenetica, no? Per cui tutto si riproduce in loco. E ora a questo si aggiunge il fatto che Bonn è l'università nella quale questo giovanotto dovrebbe procedere negli studi giuridici. Il padre è avvocato, famiglia ebraica convertita, diciamo anche per opportunità, per poter svolgere la professione nella Germania lungamente l'esclusione degli ebrei è stato un problema, no? Mi ricordo il grandissimo Eduard Frenkel, che ha fatto i suoi studi prima della Repubblica nata nel 1918, e allora ha fatto studi giuridici perché l'avvio alla professione nella facoltà teologica, filosofica, non era ovvio per un ebreo. Allora, il giovanissimo Marx frequenta semestri a Berlino e si imbatte in persone coetanee o più anziane. Bruno Bauer, che è più vecchio di lui di non moltissimi anni, è però libero docente, poi lo diventerà anche lui a Bonn, e le frequenta un doctor club, come lo chiama, di persone quindi più anziane di lui, già dottorate, invasate del pensiero hegeliano,
che indubbiamente è un fenomeno più importante, potremmo dire, di quegli anni nella cultura tedesca, guardato con sospetto anche da parte di governi reazionari, questo non va mai dimenticato. E la conversione agli studi filosofici avviene esattamente in quel torno di tempo. Novembre 38 scrive questa lunghissima lettera al padre, che si è conservata perché? Perché fece scandalo in famiglia. Quindi una sorella molto saggia la conservò come documento di un cambio, diciamo, di rotta di questo giovane geniale, ma abbastanza indisciplinato e costoso per la famiglia. Va bene. E le altre, tantissime altre invece si sono perse perché vita randagia, vita tormentosa, padre morto poco dopo, insomma tante vicende hanno determinato una dissipazione di documenti che possiamo appena intravedere. E questa conversione è descritta in una lettera memorabile in cui si leggono alcune frasi che possono colpire, per esempio la dichiarazione di aver letto tutto quanto Hegel e di essere insoddisfatto di quel pensiero. Questo è molto interessante. C'è la notizia di un'opera perduta di questo giovanotto, magari non è un grande danno averla persa, perché era un testo, potremmo dire, letterario poetico, curiosamente incardinato sulla figura del filosofo Cleante, uno dei grandi dello stoicismo antico, no? Cleante, che aveva avuto una vita, anche fatto il pugile fra l'altro per vivere, insomma la vita dei filosofi non è mai stata poi troppo rosea, diciamo così. E perché Cleante? Ma secondo me perché c'è un'attrazione verso l'immanentismo degli stoici, no? Che ritornerà poi in Marx in altre forme attraverso la lettura di Spinoza, che addirittura una delle sue letture più importanti, quaderni di appunti, di estratti, eccetera. Però questa lettera, in cui in sostanza si dichiara sto cambiando orientamento di studi, dà al padre una impressione molto negativa, c'è una risposta durissima, il mio signor figlio decide di spendere quattrini, insomma, e ci possiamo rendere conto facilmente di un clima. Peraltro era considerato dal padre medesimo molto dotato, e anche gli altri familiari, questo è dannoso secondo me, non bisogna mai dare a nessuno l'impressione di essere un genio, perché poi ben presto come dire, esagera. Devono essere, il pubblico lo dirà se lo dirà, per sì. Marx lo abbiamo detto certamente, però questi primi passi sono stati piuttosto tormentosi e ingenui. Lui si tuffa a capofitto in una avventura dottorale, anche questo credo meriti attenzione, per elaborare questa tesi di dottorato che verrà poi presentata all'Università di Jena nel 41. Perché l'Università di Jena? A Jena aveva esordito Hegel, il primo corso universitario l'aveva fatto a Jena. In realtà per una ragione molto semplice, che cioè era una delle pochissime università nelle quali il candidato poteva non essere presente all'esame di laurea, chiamiamolo così. Per cui la commissione si riuniva, valutava, elaborava un giudizio e il candidato veniva informato di essere diventato dottore, cioè una sorta di via compendiaria. Però ecco, questa tesi della quale ora parleremo è stata sostanzialmente dimenticata da lui medesimo. Non è del tutto sbagliato dire che è l'opera più schiettamente filosofica in senso tradizionale che questo uomo ha scritto, ed è in polemica, potremmo dire, frontale contro il grande libro del momento, Le lezioni sulla storia della filosofia di Hegel. Sì. Sì, infatti, perché appunto c'è questa dimensione effettivamente molto interessante, dietro c'è tutta questa vicenda personale di Marx, diciamo appunto enfant prodige, ma anche un po' scapestrato, che deve giustificare, perché se leggete questa lettera, che è divertente,
e avete dei figli, sostanzialmente potete capire l'irritazione del padre con uno che dice non sto andando, non sto facendo esami. Tra l'altro io ricordavo fosse in prigione, mentre scriveva il professore mi ricordava di no, ma era stato anche in prigione per schiamazzi molesti, insomma tutta una serie di attività che non, diciamo, che non depongono a favore del suo studio, e deve giustificare questo. D'altro canto è vero che se invece uno affronta quel testo in un modo più, come dire, prendendolo sul serio, è un testo che invece conferma, diciamo, una certa genialità da parte di Marx e soprattutto una certa originalità, nel senso che effettivamente, a parte di cui magari possiamo parlare, il contenuto e l'interpretazione della tesi, no? La tesi riguarda, lui, Marx ha questa tesi secondo cui appunto vuole spiegare la differenza tra la filosofia di Democrito e la filosofia di Epicuro. Ed è interessante l'interpretazione, penso anche che sia corretta. Di nuovo, nell'introduzione viene spiegato molto bene in che cosa consiste la differenza, e Marx coglie perfettamente un punto che al tempo non era chiaro. Ma è la scelta stessa della tesi che già in qualche modo dimostra l'originalità di Marx, che si sta costruendo un percorso di ricerca personale in cui, come dire, ritornare agli antichi, confrontarsi con gli antichi è anche un modo, come dire, per affrontare il dibattito filosofico contemporaneo, appunto perché l'idea in quegli anni di lavorare su Epicuro è qualcosa di assolutamente sorprendente, che di nuovo si può spiegare come un tentativo, appunto lo dicevamo, no? Di confrontarsi con Hegel, in cui, come dire, i giudizi che trovate, dove i giudizi su Epicuro sono sprezzanti, la filosofia di Epicuro è un guazzabuglio, il problema del materialismo è un problema che non si pone. Invece Marx li coglie, come dire, sono i semi di un percorso che è destinato a diventare... Sì, direi che intanto il grande riconoscimento che leggiamo nell'introduzione, un breve testo introduttivo... Però apro una parentesi. Noi abbiamo un testo mutilo, ci mancano 2,5 capitoli. Come mai? Perché non solo, ma quello che abbiamo, il manoscritto che abbiamo, è di pugno di un copista professionale, al quale il giovanissimo Marx, non c'è la macchina per scrivere, neanche l'orripilante computer. C'è lo scrivano che sa scrivere in calligrafia, al quale si affida il compito di preparare per la stampa o per un'occasione come può essere la discussione di laurea un testo leggibile. La grafia di Marx è terrificante, ma già allora, già da 20 anni, e i suoi manoscritti sono un problema terrificante per l'interpretazione. Invece abbiamo questo testo mutilo, in ottima grafia calligrafica, nella grafia Fraktur tedesca, quindi la minuscola tedesca un po' più difficile per noi altri, e molte correzioni di pugno di Marx qua e là, più delle aggiunte, più una introduzione, una forrede breve ma estremamente combattiva, in cui si dà un riconoscimento a Hegel di avere finalmente, con le sue lezioni di storia della filosofia, rilevato l'importanza della filosofia ellenistica, completamente dimenticata, quella dopo Aristotele, il baratro. No, Hegel parla anche dei pensatori dopo Aristotele, arriva fino all'età romana. Riconoscimento dunque di questa grande novità. Non c'è lì la polemica esplicita sul tema, ma Epicuro viene maltrattato da Hegel, quello lì non viene detto, lo si trova poi nel corpo della tesi. E poi c'è un finale roboante, si parte da una frase di Hume che lui ha annotato, in cui Hume dice che è vergognoso che la filosofia sia sottoposta a censura, cioè il fatto stesso che si discuta se ai filosofi sia legittimo dire cose che vanno contro il senso comune o contro la morale comune è di per sé una offesa, diciamo, al pensiero. Lui coglie questa notevole dichiarazione di Hume, la inserisce in questa introduzione e conclude poi con un inno a Epicuro, il quale ha liberato dal pregiudizio gli esseri umani, ed è una citazione da Lucrezio, dal proemio lucreziano al primo libro, no? Grandioso proemio del De Rerum Natura di Lucrezio, al pari di Prometeo, santo e martire del calendario laico.
Questa è la definizione che lui dà. Ora, questo testo non fu mai, questa forrede, non fu mai presentata alla commissione, che avrebbe fatto un salto sulla sedia leggendo queste, diciamo, vibranti dichiarazioni, diciamo, antireligiose, no? Epicuro e Prometeo sono presentati appunto in quel modo. Perché? Ma perché era in procinto di pubblicare la tesi, e ritoccava a tal fine, per conquistare poi la libera docenza all'Università di Bonn, dove Bruno Bauer gli aveva detto: sbrigati che ti chiamiamo qui, ti affidiamo un insegnamento. Bauer viene cacciato per ragioni politiche, lui perde ogni possibilità e si mette a fare il giornalista e il militante. Quindi abbiamo un Marx militante, del quale si continua a parlare giustamente, credo, ancora nel XXI secolo, perché l'esperienza accademica è stata stroncata per le vicende che abbiamo appena detto. Ergo, quella tesi che noi leggiamo e che fu pubblicata da Franz Mehring all'inizio del Novecento è un ibrido, cioè è un pezzo di quello che fu presentato alla commissione, delle aggiunte in vista di una pubblicazione, un paio di capitoli mancanti perché lui voleva riscriverli, ma non ce li abbiamo né nella vecchia né nella nuova forma. Quindi è un testo da considerare con qualche attenzione anche dal punto di vista materiale, dal punto di vista concreto. Qual è il punto veramente importante dal punto di vista degli studi e dal punto di vista dell'evoluzione di quest'uomo? La dedizione ai testi antichi, letti in originale, trascritti, commentati, non soltanto ovviamente quel poco di Epicuro che abbiamo nel decimo libro di Diogene Laerzio, Vite dei filosofi, che è molto, ma pochissimo rispetto ai 37 libri sulla natura per i Fusios che Epicuro aveva scritto e che abbiamo perduto, ma Lucrezio, i sei libri del De Rerum Natura, che sono un'originale riscrittura, ripensamento, in esametri di un testo prosastico qual era il Perifusius di Epicuro. E Plutarco, cioè andare a leggere i nemici di Epicuro, i denigratori di Epicuro, per confutarli. E quindi anche Seneca, con tutte le ambiguità di un Seneca che è stoico ma guarda con enorme attenzione anche ad Epicuro, e Sesto Empirico. Quindi c'è un apparato erudito formidabile in pochi anni, in pochissimo tempo, messo a frutto in maniera originale. Perché dico, senza tirar troppo in lungo, perché disprezzo di Hegel per l'atomismo in generale, in particolare per la versione epicurea dell'atomismo, si estende in maniera abbastanza imbarazzante in generale alla visione atomistica della fisica moderna. Rimprovera Hegel Locke di aver creduto alle molecule, cioè al fatto che la materia è fatta di molecole, che per noi forse è un'ovvietà, ma per lui è un vaniloquiare dietro una fisica inesistente. Questo Hegel. Marx ha davanti un corpus di scritti atomistici, soprattutto Epicuro e Lucrezio, e ha però una visione acuta e personalissima del punto più delicato dell'atomismo epicureo, e cioè l'elemento dinamico, non immobile, della materia. Quindi è il giovanissimo Marx, studioso di Epicuro, un materialista spiritualista, potremmo dire, che forse sembra un ircocervo, direbbe Benedetto Croce, ma non è una contraddizione, è un rifiuto del materialismo francese immobile alla Lametrie, l'homme machine, è vero, dove lui coglie l'elemento che può spiegare tale natura dinamica e, per così dire, animata della materia, in un brano complicatissimo di Lucrezio del secondo libro, dove Lucrezio sembra parlare, lui un po' forza il testo, ma secondo me andando nella via giusta, sembra parlare di una sorta di libero arbitrio dentro gli atomi. Quindi quello che Epicuro chiamava il clinamen, cioè l'oscillazione, la deviazione degli atomi che non cadono a perpendicolo come quelli di Democrito e non si incontrano mai, diventa nell'interpretazione lucreziana marziana, diciamo così, un'idea, potremmo definirla senz'altro, di materia spiritualizzata. Quindi è un materialista totalmente diverso dalla vecchia tradizione
francese illuministica. E questo è un elemento che vivificherà anche il seguito del suo pensiero in maniera indiretta. Sì, questo è un punto, appunto, è qui che si emerge, diciamo, l'interesse, l'originalità di Marx, e in cui tutte queste letture disordinate in qualche modo producono un risultato veramente sorprendente. Da un certo punto di vista è interessante, perché in Marx uno vede tutte le tensioni, diciamo, della vita intellettuale accademica nella Germania prima ottocentesca e poi anche novecentesca, appunto la difficoltà poi di accedere a una carriera universitaria per outsider, per un ebreo, per uno che non, diciamo, con idee politiche non ancora formate, però diciamo già troppo, diciamo, liberali per i governi dei vari stati in cui cercava di vivere. E questo è interessante, perché poi queste vicissitudini poi si ritrovano continuamente in una serie di, so, quando parlavamo di Marx, che appunto si vede rifiutare la tesi, vede come dire naufragare le possibilità di una carriera accademica, inizia a fare giornalista, poi inizia come Walter Benjamin, come dire, 100 anni dopo, come molti professori anche appunto importanti, che poi magari sono riusciti a entrare, ma che comunque magari devono dirottarsi su studi in qualche modo anche più marginali, perché, come dire, i greci, quelli veri, li studiano solo i tedeschi, quelli giusti, perché quello è il punto, perché lì c'è questa, diciamo, relazione speciale tra Germania e Grecia che si sta producendo in quegli anni, e vede interessante invece queste figure più originali che cercano di... E questo è già interessante. Poi interessantissimo invece, appunto, lo spiegavamo benissimo, poi il problema filosofico, perché appunto da un lato c'è questo... Alla base c'è il confronto con Hegel. Da un lato c'è l'esigenza, come dire, di rovesciare questo idealismo, che la semplifichiamo, però di rovesciare questo idealismo hegeliano, di cercare, come dire, di ritornare a una concezione, perché la parola chiave da qua in poi diventerà quella del materialismo. E d'altro canto la consapevolezza, quindi, che appunto qui siamo ancora, questo è interessantissimo nel libro, nella tesi di Marx, la differenza tra la filosofia della natura. Cioè non c'è politica in questo trattato, questo è proprio un lavoro scientifico, accademico, sulla filosofia della natura di Democrito e Epicuro. Però è interessante perché inizia a, come dire, a focalizzare l'attenzione Marx sul problema del materialismo, che diventerà, diciamo, un problema poi filosofico e politico centrale, e la consapevolezza, come si emerge benissimo, come diciamo adesso, sul fatto che, come dire, un materialismo di tipo meccanicista, come era quello della filosofia francese illuminista, non riesce a spiegare la realtà, no? Prendere degli atomi, aggregarli, disgregarli, che sembra essere la posizione anche di Epicuro, come dire, Hegel non aveva tutti i torti, non è una spiegazione della realtà, non spiega ad esempio come si forma la vita, non spiega come si forma il pensiero, dire che tutto è riducibile a degli atomi che si uniscono e si disaggregano. Colpo di genio di Marx è primo di cogliere il problema, che non era così scontato, perché Hegel aveva sprezzantemente, come dire, risolto il problema dicendo quello è un guazzabuglio, non ha capito niente, così come non capiscono niente gli scienziati oggi. E invece appunto di impostare, e quindi diciamo appunto questo, la voluntas, che poi è l'autocoscienza, sarebbe l'energia, no? Come dire, non tutto può essere ridotto a aggregati di atomi. Questa è una tesi filosofica che poi, come dire, prepara una riflessione più matura su quello che può essere il materialismo anche fuori dalla filosofia della natura. Esatto, la parola energia credo sia una legittima traduzione in termini della scienza del XX secolo di quell'intuizione del libero arbitrio degli atomi, che è un po' ingenua come espressione ma è molto sintomatica, e che credo, lo dico così anche per una devozione al grande Lucrezio, che sia presente in Lucrezio, cioè non è una forzatura al di là del testo. Sono un gruppo di una cinquantina di versi nel secondo libro del De Rerum Natura. Io sono convinto, non da solo naturalmente, insomma molti altri lo pensano e credo abbiano ragione, che nonostante le dichiarazioni continue che Lucrezio ad ogni libro ripete di totale dedizione al pensiero del maestro, mette i piedi dove è passato Epicuro, quindi ricalca sulle orme, eccetera, grandissima ammirazione per il lavoro, diciamo così, di liberazione dal pregiudizio che quell'uomo ha compiuto, però è un pensatore improprio, un pensatore originale, anche sul tema religioso. Ecco, quella espressione molto polemica, no? Il santo e martire del calendario laico, detto di Prometeo, risponde bene a quelle parti
molto violente, molto aspre, che Lucrezio dedica, nel particolare nel quinto libro del De Rerum Natura, a deridere la bigotteria del, diciamo, del mondo romano tardo repubblicano, no? Lui, non sappiamo esattamente quando è morto quest'uomo, anzi sappiamo quasi niente di lui, tranne quello che San Girolamo ha deciso di dirci, che era matto per amore, ma un po' generica, diciamo, come diagnosi della figura di Lucrezio. Aveva avuto una pozione. La pozione, sì, tremenda, eccetera. Che l'aveva fatto impazzire. Io credo che lui abbia visto anche l'inizio della guerra civile dell'anno 49, tendo a pensare, per vari accenni. Comunque gravita nell'entourage di Cicerone. Cicerone è un personaggio complicatissimo, filosoficamente attratto anche, sia pure polemicamente, dall'epicureismo, però neoaccademico, quindi scettico, però è anche uomo di Stato e quindi come tale rispetta tutti i pregiudizi della religione di Stato romana. È vero, Lucrezio tutto questo non lo ha, anzi qualcuno ha pensato che fosse addirittura di origine un liberto, cioè neanche di origine di una famiglia, diciamo, di condizione libera. Quale che sia la verità su di lui, è un uomo che ha considerato con orrore sia la lotta politica che sfocia nella ferocia della guerra civile, sia la intollerabile oppressione religiosa che nello Stato romano addirittura disciplina gli atti pubblici, i comportamenti pubblici. Quindi l'antireligiosità di Lucrezio non ha niente a che fare con Epicuro, è un altro aspetto della sua originalità. Credo che Marx se ne sia reso conto e gran parte dei quaderni di appunti sono commenti a Lucrezio. Sì, sì, infatti questo è un dato di fatto, soprattutto sul tema della religione effettivamente è evidente la differenza di impostazione che uno può trovare nella discussione di Epicuro rispetto agli dèi, che è piuttosto un problema filosofico, alle invece le ricadute polemiche di Lucrezio. Tra l'altro adesso l'altro tema interessante per come dire, tra i tanti che ancora rimarrebbero da discutere, era quel riferimento a Prometeo che ci porta appunto, che è una prima apertura verso una relazione più, come dire, militante col problema della filosofia. Però adesso non potevo resistere, perché in quegli anni in cui Lucrezio sta componendo, non sappiamo bene quando, però in quegli anni, negli anni in cui Lucrezio sta lavorando al De Rerum Natura, riflettendo su quei temi che poi Marx riprenderà, sono gli stessi anni in cui, come dire, si rievoca anche, si discute anche con un po' di inquietudine a quello che era successo 10 anni prima, appunto, ed è il secondo lavoro di cui vorremmo parlare velocemente oggi, che è questo lavoro corposo per ricostruire la congiura di Catilina, perché appunto che ha, ancora una volta come grande protagonista, che però, come dire, viene rimesso al suo posto in questo libro, quel Cicerone che a sua volta pretendeva di mettere a posto Epicuro. Direi sì, sembra un po' curioso stabilire un ponte così come quello che vogliono fare a Messina, molto lungo perlomeno, è vero. Ma direi che c'è un nesso. Mi piace ricordare spesso quella valutazione di un grandissimo studioso tedesco a cavallo tra 8 e 900, si chiamava Eduard Schwarz, che ha fatto tantissimo, studioso, non so, i cristianisti lo considerano soprattutto un uomo loro, perché ha inaugurato l'edizione dei concili ecumenici, l'edizione scientifica dei concili ecumenici della Chiesa nascente dei primi secoli. Però ha scritto il più bel libro sulla composizione dell'opera di Tucidide, e però ha scritto anche una memorabile memoria sui vari resoconti intorno alla congiura di Catilina, e potremmo continuare, ha scritto tantissimo in campi molto lontani. Torna più volte sulla figura centralissima inevitabilmente nella cultura antica, che se ne pensi, di un uomo come Cicerone. Dice a un certo punto, proprio in quel saggio sulle varie narrazioni riguardanti la congiura di Catilina, un cervello moderno che continua a difendere un mondo morente, cioè la Repubblica Romana
ormai votata al fallimento, in preda ai signori della guerra, potremmo dire, no? Che hanno non la plebe come referente, ma le legioni, che poi sono i proletari in armi in realtà, dopo la riforma dell'esercito fatta da Caio Mario. Quindi questa figura drammatica di un uomo come Cicerone, che ha la testa per capire le novità e quindi frequenta i poeti neoteroi, gli piacciono molto questi giovanissimi poeti che sono degli scanzonati, non sono dei bigotti cittadini romani pronti alla carriera pubblica, però al tempo stesso difende tutto l'armamentario della tradizione, il Mos Maiorum, il Mos Romanus, eccetera. E filosoficamente allo stesso titolo frequenta in continuazione filosofie dissolutrici, come lui stesso dice nelle Tusculane, no? L'epicureismo diffuso in Italia, in tutta Italia, lui si immagina schiere di studiosi di Epicuro, di lettori di Epicuro tradotto in latino da persone che, non come Lucrezio, ma molto meno capaci. Esagera, perché non sarà vero che ci fosse questa circolazione, diciamo, in bookseller di Lucrezio o di Epicuro tradotto in latino. Però quando assume, come assume, per una serie di ragioni politiche, un ruolo dominante quale quello del console, nella Repubblica Romana il console ha poteri monarchici che divide con un collega e che durano per un anno, ma che sono poteri enormi. Per questo la sua centralità nell'anno 63 è tale da comportare poi una serie di atti oltre la legalità, ai limiti della legalità. Si parla, come dire, la tradizione in proposito è vastissima e unilaterale della sua opera politica, ma lui stesso ha contribuito a darne, ha tentato di darne addirittura una versione definitiva. Noi abbiamo le orazioni contro Catilina, no? Noi le leggiamo pensando di leggere quello che quest'uomo ha pronunciato in Senato in momenti cruciali, fra l'8 di novembre e il 5 dicembre dell'anno 63. Dobbiamo sempre sapere che sono testi riscritti da lui dopo. C'era uno stenogramma, c'era. Perché lui aveva predisposto dei copisti nei vari angoli del Tempio della Concordia, dove si svolse poi la seduta drammatica che portò all'ammazzamento dei congiurati. Però lo stenogramma non ce l'abbiamo. Lui lo aveva, lo ha utilizzato, lo dice lui stesso, 2 anni dopo, ha riscritto le orazioni. Comunque sono dei documenti vicinissimi nel tempo, che vogliono apparire ai posteri e ai contemporanei come la viva voce pronunciata in quel momento, in quella circostanza. Però poi ha scritto opere che volevano essere di carattere storiografico, De consulato suo, prima in greco, poi in latino. La domanda è: perché lo scrive in greco? Non è stranissimo, nel senso che anche uno meno noto di lui, come Lucullo, aveva scritto dei commentari su se medesimo in greco e si scusava dicendo qua e là c'è qualche solecismo, va bene. No, credo che la spiegazione sia molto più semplice, cioè la circolazione nell'ambiente ellenofono è molto più importante che non nell'ambiente latinofono, perciò la prima sua idea è di dare vita ad un commentario, racconto storico, diciamo, di carattere oggettivo sul proprio consolato nella lingua che le persone colte da un capo all'altro dell'impero leggono. Io dico impero quando è repubblica, perché è una repubblica imperiale, sia ben chiaro, no? Dotata di province, di governatori che spremono i provinciali. La parola impero di solito viene usata in modo improprio per parlare del principato, no? del regime augusteo. Vabbè. Poi ancora più tardi, il De Consilis Suis, quello direttamente in latino, un libro che non abbiamo ma che sappiamo polemicissimo, pieno di veleni. Quindi lui ha cercato di dare la versione dei fatti. In parte ci è riuscito, perché per esempio Plutarco, che racconta la vita di Cicerone, ha sotto mano continuamente queste sue opere e le cita. Però ci sono degli spiragli che ci aiutano a capire che le cose erano un po' diverse. E che in sostanza
senza mitizzare Catilina come archetipo, diciamo, della rivoluzione sociale, aiutano però a capire che l'azione tentata da Catilina nella legalità era tale da mettere in crisi alcune impalcature fondamentali. La richiesta principale era la cancellazione dei debiti, che era un problema di massa, non era un problema di nobili decaduti che cercavano di salvarsi la vita, era un problema che riguardava masse sterminate della plebe urbana, donde la sua grande presenza di Catilina presso la plebe urbana, come racconta anche uno che lo detesta, come Sallustio. Ora, è un gioco limitato tra un candidato alle elezioni che ha un programma politico audace e un console che difende la legalità, o c'è qualcosa di più? Marx torna in questa storia per, diciamo, un dettaglio. Nel 1865, cioè esattamente un anno dopo la nascita della Prima Internazionale, un docente di economia a Londra, che si chiama Beazley, grande amico di Marx, di Engels, presidente della sezione, della seduta inaugurale dell'Internazionale a Londra, scrive un saggio su Catilina, su una rivista inglese molto diffusa, molto divulgativa in realtà. Un saggio di battaglia in cui Catilina giganteggia come un eroe del proletariato e i suoi avversari come reazionari forcaioli. Marx è molto, diciamo, simpatizzante per quest'uomo, di cui conosce anche i limiti. Fra l'altro, in quella rivista lì si erano impegnati, qualche tempo dopo, a pubblicare una importante recensione al primo volume del Capitale di Marx, che non riuscì mai ad essere pubblicata, non è mai apparsa, anche perché c'era una vera e propria, come si diceva una volta, conventio ad excludendum, no? Si diceva nel linguaggio politico italiano. Come dire, la scienza ufficiale non gradiva che questo outsider parlasse del funzionamento dell'economia, del capitale, no? Quel libro fondamentale, straordinario, è rimasto sempre ai margini della scienza ufficiale, ora non più naturalmente, ma allora così. Insomma, Beazley era molto caro a questi uomini, ma Marx non si priva del piacere di dire: presenta Catilina come un eroe della rivoluzione e non ha capito niente, ha sbagliato tutto. È simpatica però la tendenza molto generosa a combattere le oligarchie, eccetera. Come mai questo giudizio? Beh, è la prova di qualche cosa che credo venga in taglio stasera parlando di quest'uomo e dei suoi studi sul mondo antico, che sono comuni a tutta la generazione sua, naturalmente, no? Il tipo di scuola. Perché di solito si parla di certi tocchi polemici contro Mommsen, no? Nel Capitale ci sono delle frasi che vengono sempre ricordate in cui si dice: il signor Mommsen prende un qui pro quo dopo l'altro perché parla di capitalismo nella realtà antica, e lui gli fa la lezione. Ma lui apprezzava molto quell'uomo e apprezzava moltissimo un'opera alla quale noi siamo, come dire, dediti sempre se facciamo gli studi sul mondo antico, e cioè il nucleo di partenza di quella che gli studiosi dell'antichità chiamano la Pauli Vissova. Il signor Pauli aveva fondato un'enciclopedia della scienza dell'antichità e ai primi anni 60, fine 50 dell'Ottocento, che è stata poi rifatta, ripresa in mano, ampliata, è diventata un'opera di oltre 100 volumi. Lui, Marx, si accorge subito, scrive a Engels, chiamandolo Lupus, non so perché gli piaceva chiamarlo così, Lupus: hai saputo che c'è un'enciclopedia formidabile, già uscito il primo volume, dobbiamo assolutamente guardarla, c'è una Römische Geschichte, che è quella di Mommsen, che va assolutamente letta. Quindi c'è un'attenzione costante alla produzione, diciamo, di alto livello scientifica in quel campo, mentre si occupa di tutt'altro. Vigilante, quindi, non soltanto dilettante. E allora
la valutazione su, molto riduttiva su Catilina è sicuramente calzante, però perde di vista una cosa molto più, diciamo, significativa, che lo stesso Mommsen in fondo trascura, e che invece è presente, cosa che agli studiosi non so perché è sfuggita, in un capitolo di un libro che tutti coloro che si occupano di Catilina leggono, e cioè Sallustio, De Catilina e coniurazione. No? Io non so se nei nostri ginnasi, licei, sia ormai vietata la lettura perché fa male alla salute, perché qualche pedagogista ha detto che non si può fare, non lo so. Però fino a qualche tempo fa si leggeva con profitto, no? Perché a parte che è una prosa latina formidabile, poi è un testo breve, drammatico, anche divertente. Bene, in un capitolo di questo brevissimo pamphlet, capitolo 39, c'è un'intuizione curiosa, una sorta di profezia ex eventu. L'uomo Sallustio scrive quando ormai Cesare è stato ammazzato. Scrive, credo, nell'anno 42 più o meno, quindi due anni dopo le idi di marzo del 44. E però dice in questo capitolo, facendo una pausa narrativa curiosa, se Catilina avesse vinto, e lui sa che non ha vinto, è stato ammazzato in battaglia a Pistoia all'inizio dell'anno 62, i due schieramenti sarebbero arrivati entrambi stremati, e allora qualcheduno qui plus posset, uno più potente, avrebbe sconfitto entrambi gli schieramenti, avrebbe preso il potere imperium e tolto la libertas. In realtà questo è accaduto, cioè quando lui scrive questo processo storico si è già realizzato. Qual è l'intuizione notevole di quest'uomo molto discutibile che fu Sallustio, da giovanissimo amico dei Catilinari? Che quell'episodio è una tappa fondamentale che prepara il cesarismo, proprio perché porta all'estremo lo scontro tra ottimati e populares, tra ribelli armati che vogliono cambiare una regola fondamentale dell'economia romana, cioè cancellare i debiti, e coloro che si oppongono. Un conflitto che è politico, di classe, eccetera, senza né vinti né vincitori, al termine del quale c'è il fenomeno del cesarismo. Quindi l'intuizione del cesarismo, che poi ha una lunga storia, nello stesso Mommsen, ma poi se vogliamo in Gramsci, no? Nel quaderno 13, quando descrive il cesarismo come l'esito di una lotta a prospettiva catastrofica in cui nessuna delle due parti può vincere, che è esattamente quello che si legge in quel capitolo 39 del libro di Sallustio su Catilina. Allora, il nostro Marx, così attento al mondo antico e al senso dello studio del mondo antico per noi moderni, la storia sempre contemporanea, come diceva Benedetto Croce, ha sul tema Catilina un punto, potremmo dire, minore. È un punto molto avanzato, invece, di un'intuizione forte che non è mai piaciuta molto ai marxisti ortodossi, quando parla in un'altra lettera di un personaggio che invece gli sta molto a cuore, e cioè Spartaco. L'uomo più significativo, potremmo dire, di tutta la lunga storia delle guerre servili che hanno punteggiato un secolo e mezzo della Repubblica Romana. Ed è una lettera celebre del febbraio del 61, che Marx scrive in un momento di disagio, sta per andare in Olanda a cercare un po' di soldi da un parente che forse non glieli darà, è pieno di debiti, non può andare dal salumiere perché c'è una lista di debiti che deve pagare e non ha pagato. Insomma, una vita tremenda di un uomo che poi vive scrivendo sui giornali e facendosi pagare per questo, no? Non aveva altro mestiere, esule a Londra. E al termine di questa lettera, molto amara, molto irritata, anche brutale nello stile, dice: la sera però mi rilasso leggendo in greco il testo di Appiano di Alessandria, che è uno storico di età tardo antonina, no? Sotto Marco Aurelio, Antonino Pio, più o meno.
Appiano era nato in Egitto, era elenofono, ma il nome è un nome egiziano grecizzato, no? Appione, un nome egiziano, quindi Appiano viene di lì. E dice, questo è un vero egiziano, capisce le cause materiali della vicenda storica. E nel suo libro, lui sta leggendo il primo libro delle guerre civili di Appiano, giganteggia la figura di Spartaco, vero rappresentante del proletariato antico. Apriti cielo dinanzi a queste definizioni, perché naturalmente, diciamo, l'ortodossia marxistica, che in quanto ortodossia è meglio evitarla perché vuol dire che c'è qualcosa che non va, ritiene che non si possa parlare di proletariato perché non c'è la coscienza di classe, ma erano ribellioni di schiavi. Marx non era un marxista, lo disse lui stesso, di se stesso, e quindi dice una cosa molto vera, che cioè quello è il momento più pericoloso per la sopravvivenza dell'assetto politico-sociale della Repubblica Romana, pari sul piano militare all'arrivo di Annibale alle porte di Roma. Basta. Sì, no, adesso la riporto perché è un piacere seguirla in queste, diciamo, nei secoli e nei posti. Se siamo finiti in Egitto, pensavo iniziasse a parlare dell'interpretazione di Marx e di Platone, ma invece prima di arrivare lì torniamo a Catilina, perché effettivamente emerge dal libro, questo emerge molto chiaramente, appunto, come dire, che dietro questo evento così importante, in realtà quello che Cicerone non ha capito è che questo evento, come dire, faceva parte, era, come un dire, tassello, di un, sì, un tassello in realtà poi minore che stava preparando, appunto, come dire, l'avvento del cesarismo e quindi una trasformazione di tutta quella storia che Cicerone stava pateticamente, a un certo punto viene da dire, cercando di difendere. E quello che non vedo, e poi infatti quello che è interessante, che nel libro emerge molto bene ed è veramente, come dire, rende chiare delle cose difficili, la girandola di alleanze, di trasformazioni, di cambi di repentini, di casacca, che tutti questi protagonisti hanno, in particolare uno che forse adesso è meno conosciuto, che però gioca un ruolo fondamentale, che era anche Pompeo, perché appunto qui ci sono dei grandissimi signori, quelli chiamati signori della guerra prima, che stanno muovendo le pedine e Cicerone non si rende conto di cosa stia succedendo. Quindi questo perché, anche per una ragione, diciamo così, che la storiografia di un livello approfondito percepisce, ma che nella vulgata si perde, che cioè il vero uomo di riferimento per i populares è Pompeo. Cioè, nell'anno in cui Catilina cerca per la terza volta di vincere le elezioni e diventare console, e gli viene impedito con manipolazioni brutali, compreso il rinvio continuo delle elezioni per disperdere i suoi elettori, votare in stato d'assedio, no? Si proclama lo stato d'assedio il 21 di ottobre e si va a votare il 28 di ottobre o forse addirittura il 4 di novembre, in una situazione paradossale. Il console armato fino ai denti, con intorno la guardia del corpo, dice Plutarco, occupava metà del foro, candidati intimiditi, l'elettorato che se n'è andato nei municipi di provenienza, quindi manipolazione brutale. Catilina che viene sconfitto è certamente un personaggio al quale Pompeo guarda con fastidio, ma Pompeo in questo momento è il conquistatore dell'Oriente, ha creato la provincia romana di Siria, ha avuto finalmente la notizia che Mitridate è stato ucciso, si è ucciso lui stesso veramente perché tradito dai suoi, quindi è il conquistatore dell'Oriente che potrebbe rientrare in Italia con le sue legioni e imporre la sua persona come princeps in Repubblica. Questa è la realtà. E manda ogni tanto degli emissari, per esempio manda un suo parente che diventa, si fa eleggere subito tribuno della plebe, che prepara dei progetti di legge di affidare a Pompeo poteri straordinari perché vada a combattere Catilina in Etruria. Naturalmente il Senato non lo vuole, si precipita ad affidare all'altro console il compito di vincere quella battaglia per evitare che Pompeo sia il salvatore della patria. Ma Pompeo è il personaggio. Il suo rivale è l'uomo più ricco di Roma, cioè Crasso, che finanziava le campagne elettorali di Catilina e quindi era complice fin in fondo, fino all'ultimo, quando si è inventato delle lettere anonime per prendere le distanze dal congiurato Catilina. E il terzo è Cesare, che è ancora
un uomo in carriera, è stato eletto pontefice massimo, carica importante, ma non direttamente politica. Pretore designato per l'anno dopo, indebitato fino alla cima dei capelli, alla ricerca di un'alleanza che troverà effettivamente nel patto triumvirale, che è una coniurazio, o come la chiama Livio, una cospirazio. No, posso, cioè, il problema è qui di capire dov'è la congiura, perché sembra che la congiura vera non fosse quella di Catilina, poveretto. Mentre quando ormai la sconfitta ennesima, ottenuta nel modo che sappiamo, spinge una parte dei catilinari a scegliere la via della lotta armata, cioè andare in Etruria, creare un paio di legioni, tentare il colpo di Stato a Roma, che però fallisce perché i suoi uomini a Roma sono tutti arrestati e condannati a morte, e poi tenta di fuggire dall'Italia e gli viene impedito, sbarrandogli la strada verso la Gallia Cisalpina, costretto a combattere, e muore in combattimento. Cioè, quindi la coniurazio della quale Cicerone parla come se incominciasse già prima che lui sia diventato console il 1 gennaio del 63, è un bersaglio polemico creato per isolare un candidato pericoloso che ostinatamente si ripropone come aspirante al massimo potere politico, cioè il consolato. Però quello che succede nel frattempo, e perciò la figura è drammatica, se vogliamo, di Cicerone, non molto amata, come sappiamo, no? Druman, Mommsen lo detestano, anche Carcopinot, grande storico francese, no? Quando pubblicò quel libro I segreti della corrispondenza di Cicerone, fu attaccato da un altro importante storico francese, si chiamava Pigagnon, con una recensione intitolata Un nemico di Cicerone, che è un po' un eccesso. Certamente ha una tradizione moderna piuttosto ostile, non del tutto infondata, perché in fondo la sua illusione è, una volta raggiunta quella vetta del potere che è il consolato, una volta ottenuto con i metodi che abbiamo descritto un successo indiscutibile, quello della repressione violenta del moto catilinario, del movimento catilinario, lui si è convinto di poter rimanere al vertice del potere comunque. Cioè una sorta di aspirante princeps anche lui, che capisce che però non ha le legioni dietro di sé come ce le ha Pompeo, non c'ha le risorse economiche di Crasso e neanche la disinvoltura del giovane Cesare, che ha 37 anni in quel momento e che è il pupillo della plebe urbana sostanzialmente. E allora si offre a Pompeo come consigliere, quello che fu l'Elio per Scipione posso essere io per te, ma Pompeo neanche gli risponde e lo lascia, diciamo, al suo destino, che è un duro destino dovuto al riemergere di tutte le operazioni illegali che erano state compiute nell'ultimo tempo del suo consolato. Sì, diciamo che insomma sostanzialmente Cicerone conquista il potere quando il potere è da un'altra parte, quando arriva lì finalmente in questa carica in cui pensa di essere finalmente al vertice dello Stato e colui che sta salvando lo Stato, siccome è intelligente perché il cervello è moderno, si rende conto che quando arriva lì inizia a guardare sotto e si rende conto che vede dove c'era il potere, ma ormai è tardi per lui, per cui, e questa è la sua figura tragica che emerge molto bene. Poi nel libro c'è anche tutto, come dire, un aspetto che effettivamente è poco conosciuto, perché poi Cicerone è stato capace in qualche modo di costruire una figura nel corso dei secoli grazie alla sua prosa, perché effettivamente c'è intanto questa violenza, diciamo, beh, era nello spirito dei tempi, ma effettivamente Cicerone, diciamo, anche quando accompagna le persone perché siano uccise, è abbastanza, come dire, sorprendente, ma poi anche le spie, come dire, sì, un servizio, è uno che, come dire, politica la faceva anche lui, si sapeva sporcare le mani quando serviva. Il punto finale, diciamo così, che in fondo ha rovinato la sua immagine, oltre che la sua esistenza, se vogliamo. Un grande storico di epoca successiva, del tempo di Augusto, che era nato più o meno, non dico nell'anno della congiura di Catilina, come Augusto, no? Era nato in quell'anno, parlo di Tito Livio, anno più, anno meno, raccontava tutte queste vicende, raccontava anche la storia successiva, per esempio le proscrizioni triumvirali, un massacro di senatori, cavalieri, nemici politici. Non abbiamo quei libri, abbiamo però
una pagina molto sintomatica, trascritta per caso, potremmo dire, dal padre di Seneca, il vecchio Seneca, retore, una sua opera che ci è giunta, trascrive una pagina in cui Livio dava notizia, descriveva la morte di Cicerone, no? Che viene ucciso dai sicari di Antonio mentre cerca di allontanarsi da Roma durante il governo dei triumviri e durante le proscrizioni, e poi aggiunge un giudizio su di lui. È curioso, un giudizio, come si dice in latino, una consummatio, no? Un bilancio. Curiosamente non c'è neanche un cenno alla sconfitta di Catilina in questo medaglione, potremmo dire, che Livio traccia. Molto limitativo, uomo debole, non ha sopportato in maniera virile nessuna delle sventure che gli sono capitate. Se avesse vinto lui contro Antonio, avrebbe fatto al suo nemico ciò che i nemici hanno fatto a lui. Questo è il giudizio tremendo che Livio dava, e però poi aggiungeva, essendo poi un buon lettore dell'opera fondamentale, letteraria, di Cicerone, ma per tessere un elogio di lui ci vorrebbe un altro come lui. Va bene. E anche questo è un giudizio che si può leggere in due modi, naturalmente. Va bene. Quindi, cosa è che ha determinato questa rovina politica? Lo dicevamo chiacchierando prima, la forzatura finale. C'è lo stato d'assedio, il console ha pieni poteri, i congiurati sono stati, tramite spionaggio, scoperti, catturati, portati davanti al Senato, hanno confessato, perché non possono negare l'evidenza, hanno in mano documenti che li tradiscono, e il Senato siede in funzione giudicante, come un tribunale. L'ordine dei lavori è noto, parlano prima i consoli designati l'anno successivo, poi i pretori designati e poi gli altri senatori. E ci si orienta, perché il console orienta l'opinione, per la condanna a morte, data la gravità del reato, no? Attentato alla sicurezza dello Stato, si dice, no? Cesare, è stato amico di questi, interviene, lui è pretore designato, quindi parla abbastanza presto nella successione degli interventi, e se la cava con una trovata epicurea, no? Siccome l'anima è anch'essa mortale, perché è fatta di atomi, se li ammazziamo gli facciamo un piacere, invece li dobbiamo tenere in detenzione a vita, l'ergastolo, e li priviamo dei loro beni. Questa è la vera punizione, cioè gli vuol salvare la vita, in sostanza, no? Parte del Senato si orienta, alcuni, come fanno i politici, non mi avete capito, no? Come si usa dire, no? Quando un politico dice una cosa enorme, i giornali lo riprendono e dicono: ma non sono stato capito, avevo detto un'altra cosa. Quindi il console designato Decimo Silano dice: no, ma io in realtà avevo detto esattamente quello che dice Cesare. Catone, giovane, cioè 20 anni meno di Cicerone, è tribuno della plebe, interviene durissimamente, accusando direttamente Cesare: se costui non ha paura di quelli, io ho paura di lui. Vuol dire, è un congiurato anche lui. Capovolge l'equilibrio della discussione. Il Senato si orienta da capo per la condanna a morte, su proposta di Catone. La confessione equivale alla flagranza di reato. È come se fossero stati colti sul fatto. Bene, ma questo non comporta l'esecuzione immediata, perché questi sono ancora cittadini, o non lo sono più? Domanda alla quale non siamo in grado di rispondere se non in maniera congetturale. Il deliberato che noi leggiamo nel testo di Sallustio parla di loro come perditi cives, cittadini scellerati, ma sempre cittadini, però.
non sono stati dichiarati nemici, hostes, quando un personaggio viene dichiarato hostis, perde i requisiti della cittadinanza e i diritti della cittadinanza. E quindi può essere portato a morte senza concedergli quel diritto sacrosanto dell'ordinamento giuridico romano, che è la provocatio ad populum, che può bloccare pro tempore una condanna se questa provocatio ad populum porta ad un responso che smentisca la condanna, o invece la conferma e quindi si va avanti nell'esecuzione. Questa provocatio al populum non viene concessa. E allora uno che poi ha determinato l'esilio, l'autoesilio di Cicerone, cioè Clodio, rende chiaro che nel deliberato finale questi erano stati dichiarati hostes, cioè Cicerone ha scritto il senato consulto in forza del quale avviene l'esecuzione capitale, introducendo il concetto di nemici, cioè privandoli della caratteristica di cittadini. Ma il Senato non aveva espresso questa formulazione. Quello è un punto delicato, lo possiamo raccontare in forme, come dire, problematiche. È molto probabile che le cose siano andate così, ed è molto probabile che lui si sia avvalso di un'interpretazione dilatata del Senato consulto ultimo, cioè dello stato d'assedio, che priverebbe i cittadini di quella risorsa invece inerente alla loro caratteristica di cittadini. È su quel punto che avviene il suo crollo politico e se lo tira dietro anche nei decenni successivi. Sì, appunto, va bene. Quindi diciamo, la sento parlare così tanto di Cicerone che mi viene da pensare che a questo punto corra un libro su Cicerone per fare i conti finali, perché chiaramente non le sta simpatico, però riconosce anche, come dire, una certa grandezza o quantomeno tragicità in questa persona che effettivamente capiva, ma sempre un minuto dopo quando bisognava. Adesso vedo che il tempo purtroppo sta passando, quindi direi che appunto, come nei pranzi migliori, nei cene migliori, ci si alza sempre con un po' di appetito e in attesa appunto di questo scontro finale con Cicerone che prima o poi arriverà. Grazie a tutti per l'attenzione e la partecipazione.